macchina va, i pensieri vanno da tutt'altra parte, tra queste nuvole forse. Chissà se questo è l'occhio del ciclone, Liusi, Lucia, che sta riempendo d'acqua in questi giorni un po' del sud Italia. Sembra, non lo so. Ma almeno è un paesaggio che rassereno, perché ci troviamo ai confini fra la Campania e la Basilicata. Dopo un'incazzatura notevole, perché non so se molti, quanti sanno che ancora in queste zone vogliono trivellare per cercare il petrolio. Siamo all'interno di parchi nazionali, quello del Pollino e quello del Cilento e Vallo di Diano. Ed è una cosa assurda, allucinante la scena. Trivellare, bucare per cercare qualche goccia di petrolio. Con questo cielo meraviglioso e tutta la natura che già protesta. E noi in silenzio, insomma, la incazzatura stamattina, che è una cosa allucinante. Meno male che viaggiare per lunghi percorsi rasserena, almeno mi tranquillizza, mi fa stare più calmo. Soprattutto poi questo cielo, che è un azzurro che è incredibile. E ci facciamo pure la galleria. Sopra c'è ancora il cielo, questa è una galleria che ha bucato la montagna. E andiamo, si va. E io non capisco il senso di trivellare, e come si possa permettere di trivellare ai confini o quasi all'interno di un parco nazionale. Un parco nazionale. La Shell deve trivellare, vuole fare i sondaggi per poi trivellare. Ecco, siamo precisi, fare dei sondaggi per poi trivellare se eventualmente si trova del petrolio. Cioè, ancora cerchiamo petrolio, ancora. Mentre si sta facendo di tutto per le energie alternative, già si stanno scannando pure su queste, noi stiamo ancora cercando petrolio, inquinando, distruggendo, facendo di tutto. E santi Dio, porca miseria. Ma si va. Cioè, una cosa veramente di allucinare. Cioè, io non ci posso passare. E ci discutono pure. Cioè, ci discutono pure, quando invece bisognerebbe troncare il discorso proprio. Si dice, ma che, andate al diavolo, ma fatemi la cortesia, via di qua, sparite dalla circolazione. E invece no, si parla, si discute, i sindaci si mobilitano, i cittadini raccolgono le firme, e intanto è solo l'idea di pensare ancora al petrolio, questo maledetto petrolio, maledetto idrocarburo, che ci sta appestando tutto, ci sta distruggendo ambiente, ci sta distruggendo coscienze, ci sta distruggendo e ci sta portando alla rovina, perché poi è alla base dell'economia occidentale il petrolio. È assurdo come questa sostanza schifosa, merdosa, seppellita a chilometri nella crosta terrestre, una sorta di pappa oleosa e puzzolente, possa essere alla base della nostra economia. E si scannano e fanno guerre per sta roba, quando abbiamo un sole, quando abbiamo delle cose da cui poter trarre energia inimmaginabili, e noi stiamo ancora cercando il petrolio. Dassero al diavolo, ma che se le portassero con loro le trivelle, ma che fossero, sprofondassero nelle viscere della terra, dovrebbero sprofondare tutti quanti, i petrolieri, il petrolio, i trivellatori, tutti quanti, al diavolo, al diavolo, al diavolo.